Il piede d'appoggio instabile. Capita sulle barche più corsaiole, in cui magari il progettista o i progettisti si sono lasciati andare in chiglie particolarmente performanti, che la barca risulti con un piede d'appoggio un po' instabile. Quindi se, soprattutto se la chiglia è corta o piccola in generale, diciamo, oppure corta come corda, o ancora stretta, quindi proprio come spessore, succede che tende ad andare in stallo piuttosto velocemente, e quando la chiglia va in stallo, sostanzialmente la barca è come se perdesse un piede d'appoggio. Questo succede di solito in manovra, le barche si riconoscono perché sono quelle che fanno fatica spesso ad accelerare, magari dopo le virate, sono le barche che tendono, non so, tendono a non partire dopo con solo la randa, per esempio. Certo. Comunque fanno una fatica bestia e hanno delle condizioni in cui proprio si vede che vanno di lato. Sì, poi è ovvio che sono le stesse barche che poi magari in poppa sono particolarmente veloci perché hanno poca resistenza, no? Fondamentalmente sono esatto. Delle chiglie che ti aiutano molto alle portanti, però qua stiamo parlando invece dei momenti quando sei nel misto, no? non sul dritto dove normalmente ovviamente sviluppano la propria velocità e anzi magari un'ottima velocità, però nei cambi di direzione e quando devi esercitare molta pressione sull'appendice succedono cose che non vorresti succedessero. È come avere un po', appunto, è come avere un po' una scarpa con una suola troppo liscia che scivola, no? Per cui tutte le volte che noi ci appoggiamo troppo, diciamo, alla chiglia, questa tende ad andare in stallo. Quando la chiglia va in stallo, quello che succede è sostanzialmente si crea una forte componente di resistenza, la barca scarroccia molto, ovviamente, si crea una forte componente di resistenza che ovviamente punta sopravvento e quindi fa leva semplicemente, per cui fa ribaltare ancora di più la barca, oltretutto perdendo ancora di più superficie d'appoggio, e tendenzialmente il movimento alla fine che fa la barca, che sta andando dritta, quando perde questo piede d'appoggio, comincia ad andare un po' di traverso, si ribalta e poi di solito quello che succede è, insomma, quello che si vede spesso anche nelle derive, no? Quando vai in stallo, fa perno, inizia a orzare, esatto. E straorza. Ecco. Diciamo che è una cosa che si può chiaramente medicare o gestire, però con molta attenzione con la regolazione delle vele, col movimento delle vele nel momento giusto. Io ne parlavo oggi, insomma, per poggiare una body pop con una barca del genere devi arrivarci bello veloce e poi devi far volare proprio praticamente randa bang e anche fiocco per fare una poggiata in realtà abbastanza brusca, perché in modo tale da evitare che si inneschi questo fenomeno, esatto. Cioè che la barca fondamentalmente non si accorga di poter iniziare a traslare di lato e si trovi già fondamentalmente in poppa. Esatto, quindi il concetto è cercare di non appoggiarsi mai, non aver mai quel punto in cui ti appoggi troppo e conti troppo sulla portanza di quell'appendice. Quindi giusto scaricare le vele, ma giusto anche andare, come dicevi tu, in estrema velocità, cioè la cosa principale è che se la barca è veloce, il flusso arriva come per il vento apparente, il flusso arriva più da davanti, anche se la barca tende a scarrocciare, per cui sostanzialmente, insomma, facilitiamo, quindi diminuiamo l'angolo d'attacco sulla deriva e quindi riusciamo a manovrare per più tempo, per cui bisogna lascare le vele ma senza far sì che la barca sia completamente senza potenza, no? In quel momento o ci arriviamo estremamente veloci, laschiamo a bomba mentre la barca sta già andando, oppure bisogna fare in modo che ci sia comunque, soprattutto sulla parte davanti, ma quindi sul fiocco, ma anche un pochino sulla randa, sulla parte bassa, un po' di carico per permettere la propulsione. Se fatto bene, diciamo, va benissimo lascare, così uno peraltro si presenta tipicamente allissata,
di spi con tutte le vele belle lasche, quindi lo spinnaker sale bene ed è perfetto. Però bisogna stare appunto molto, molto attenti sul come si fa, e se non riesce la prima volta, la cosa importante è la barca tenderà ad andare in straorza. La cosa poi importante è appunto fare questa manovra in più velocità possibile, con meno carico possibile di sbandamento in generale e con più velocità possibile. Sì, questo scarso appoggio si vede anche appunto nelle virate, dove affrontare una virata nel momento sbagliato può essere letale in queste barche. Cioè puoi veramente far fatica a ripartire, perché se ti trovi sul nuovo bordo con l'onda in prua e non hai velocità, diciamo, l'uscita da virata, questo diventa un problema. Quindi vedrete gli equipaggi professionisti che scelgono veramente con oculatezza il momento di inizio della virata, e vedrete delle virate estremamente progressive con non un eccessivo sbandamento in uscita da virata, tipicamente. Cioè, più che altro lascano le vele, ma non sbandano tantissimo, perché sanno che se tu, tutte le volte che tu provi ad aumentare tanto il carico a bassa velocità, sai che rischi di andare con la chiglia Esatto, in in capito, stallo. in stallo. Infatti, quindi ovviamente questo tipo di atteggiamento della barca rende piuttosto difficile la conduzione, bisogna essere molto, molto precisi, bisogna essere anche molto precisi da parte dell'equipaggio, con movimenti di pesi e movimenti di vele, rendono il tutto più difficile, però ovviamente poi se uno riesce a mettere tutti gli ingranaggi a posto, alla fine diventano barche estremamente veloci, perché ovviamente sono molto performanti. Infatti la soddisfazione poi te la danno come velocità di punta, che effettivamente sono difficilmente battibili. Certo, no, non per tutti, ecco, non sono barche. Non sono barche per tutti, ma sono un po' difficili, bisogna riuscire a capirle, bisogna avere un po' più di mano, un po' più di delicatezza spesso, e tenere, la cosa però importante è tenere sempre la barca con meno carico possibile, quindi più veloce possibile, anche quando tende a sovraccaricarsi, diciamo, bisogna un po' lasciarla andare un po' di più, magari bisogna contrastarla un po' di meno rispetto a quel che si fa su barche più facili. Sì, infatti la classica poggiata lenta per girare una boa, quando tu Esatto, passi da bolina stretta a bolina larga, piano piano, e poi tendi a poggiare così, cioè, non va sì, bene. quello non va Quello non va bene. bene, perché prima o poi la barca ti chiede il conto di tutta questa Esatto, extra pressione che le stai dando, ti chiede il conto con una strozzata. esatto. Va bene, ciao, buona Ciao, ciao. giornata.